Essa, quella di trasmettere loro i valori cristiani, che sono i valori in base ai quali siamo stati cresciuti anche noi, e come un po' far sì che la storia si ripercorra di nuovo, si ripeta. Abbiamo scelto di battezzare la nostra bambina per continuare un cammino cristiano che è stato iniziato dai nostri genitori, e quindi vogliamo insomma continuare questo cammino e insegnargli quello che noi abbiamo imparato da subito, fin da piccolissima, così che lei si senta parte di questa grande famiglia e poi da grande, da adulta, possa continuare con le sue gambe, insomma. Perché crediamo, crediamo in Dio, e crediamo che presentare a Lui la scelta di Dio e di credere in Dio possa essere per Lui un sostegno nel suo cammino nella vita. Donare la fede, a nostro modo di vedere, significa dare loro la possibilità di avere un punto di riferimento saldo su cui poi intraprendere il cammino della vita, e quindi con questo punto di riferimento, diciamo, non smarrirsi, ma dare quindi un senso compiuto a quello che poi è il destino di ogni individuo, e in questo caso di ogni cristiano. Innanzitutto, secondo me, è molto importante ed è la cosa più bella che dei genitori possono fare per il loro figlio, e significa dargli delle basi importanti su cui poi continuare un cammino. No, assolutamente, anzi, secondo me è il dono più grande che noi potevamo fargli. Questo è solo l'inizio, poi lei costruisce, potrà costruire tutta la sua vita su questo grande dono, che non è assolutamente un limite. No, perché Dio appunto ci ha creato liberi, e quindi per me battezzare mia figlia è donarle la libertà. È come gettare gli argini di un fiume, e poi questi argini possono magari essere distrutti, sarà libero appunto lui di farlo, però questi argini sicuramente lo guideranno nel suo percorso, che sarà un percorso assolutamente libero. Io penso che come cristiano assolutamente siamo persone libere, che possono utilizzare il proprio libero arbitrio, e spesso io penso che sia il cristianesimo porti invece a liberarsi da quelle ostruzioni, da quelle imbrigliature che può dare la società di oggi a una persona, così come un bambino. Un primo accompagnamento già molto importante c'è stato nel giorno stesso del battesimo. La nostra piccola Emma è stata battezzata durante una messa domenicale, la grande messa delle 10, che è la messa dove partecipano tutti i bimbi dell'oratorio, e battezzarla durante la messa è stato proprio sentirsi abbracciati, accolti da tutti, dalla comunità, ed è stato proprio accogliere Emma in questa comunità di Magenta. Allora, già subito dal giorno del battesimo ci siamo sentiti appartenere a questa comunità, a questa grande festa che è stato appunto questo giorno. Poi, dopo il battesimo, abbiamo frequentato e frequentiamo coppie che come noi hanno avuto la stessa esperienza, e speriamo, insomma, di poter aiutare chi invece deve ancora affrontare questa esperienza. Ma nella comunità sicuramente vediamo un punto di riferimento, diciamo, educativo. Anche nelle persone, diciamo, di riferimento, che sono appunto i preti, i catechisti, piuttosto che gli amici, i genitori che condividono le stesse problematiche dei figli e le stesse gioie. Il riferimento battesimale di questa seconda catechesi è il credo, la professione di fede. Dal rito del battesimo. Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno.
Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa, nella quale i vostri figli vengono battezzati.